AFINA è una missione spaziale a lungo raggio del programma Cosmic Vision dell'Agenzia Spaziale Europea, il cui lancio è previsto per il 2032. Scopo dell'osservatorio AFINA sarà quello di investigare la scienza dell'universo caldo ed energetico a raggi X, con una tecnologia all'avanguardia che consentirà di ottenere enormi progressi in tutti i campi dell'astrofisica. La missione AFINA utilizzerà un telescopio con 12 metri di lunghezza focale e uno specchio a raggi X che alimenterà a turno due strumenti. Il Wide Field Imager, o WFI, produrrà immagini a grande campo per lo studio di sorgenti estese come le galassie e i resti di supernova. L'X-Ray Integral Field Unit, invece, o XIFU, sarà uno spettrometro a raggi X ad alta risoluzione. In particolare, il rivelatore XIFU misurerà l'energia dei raggi X raccolti dallo specchio di AFINA utilizzando un microcalorimetro. Si tratta di un sensore altamente sofisticato in grado di misurare le piccole quantità di calore rilasciate durante l'assorbimento dei raggi X. Per funzionare con precisione, un complesso sistema criogenico raffredderà i suoi sensori a temperature prossime allo zero assoluto. L'obiettivo della missione AFINA sarà quello di rispondere principalmente a due domande. Come riesce la materia ordinaria a riunirsi in strutture complesse come quelle che osserviamo oggi? E in che modi i buchi neri crescono e modellano l'universo? Per rispondere alla prima domanda, lo strumento dovrà mappare le strutture di gas caldo nell'universo, e in particolare il gas presente nelle galassie e nel mezzo interstellare, per determinare le proprietà fisiche e seguirne l'evoluzione attraverso il tempo cosmico. Quanto alla domanda sulla crescita e l'azione dei buchi neri, AFINA dovrà essere in grado di individuare quelli presenti nell'universo primordiale, anche in ambienti oscuri, e osservare gli afflussi di materia ed energia durante il loro accrescimento. AFINA permetterà ai ricercatori di vedere con una risoluzione spettrale senza precedenti molti più oggetti rispetto a quelli che si osservano oggi nell'universo, fornendo preziose informazioni sui fenomeni magnetici o sugli shock idrodinamici fondamentali nella formazione ed evoluzione delle stelle. La missione AFINA si sviluppa sull'eredità degli osservatori spaziali ad alta energia come XMM Newton dell'ESA e Chandra della NASA, lanciati alla fine degli anni 90 e ancora oggi operativi. L'Italia contribuisce alla missione con ruoli di responsabilità che prevedono la realizzazione di filtri per gli strumenti del telescopio e di leadership nell'osservazione delle sorgenti brillanti. È dunque un obiettivo molto ambizioso quello che la missione AFINA si pone: costruire e fornire alla comunità scientifica uno strumento rivoluzionario e altamente tecnologico in grado di svelare i misteri della formazione ed evoluzione dell'universo caldo ed energetico.